Buonasera e bentrovati. Questa sera viaggiando cercheremo di conoscere anche viaggiatori importanti e parleremo di Cristoforo Colombo. Sì, cosa ci sarà di nuovo? Lo sveleremo tra poco e parlando di America, vi dobbiamo dire che un importantissimo e famosissimo personaggio americano avrebbe delle origini italiane e scopriremo quali, capiremo anche di quale personaggio stiamo parlando. È arrivato anche per noi il momento di partire. Andiamo in Spagna. Nel 1492, una data storica, Cristoforo Colombo scopre l'America. Una scoperta che ha cambiato le sorti dell'Europa e del mondo. Una storia riportata in tutti i libri di scuola, una vicenda che tutti noi crediamo di conoscere molto bene. Ma si tratta effettivamente di una scoperta o di qualcosa di diverso? Terra, erano le 2 del 12 ottobre del 1492 quando dalla Pinta, una delle tre caravelle, si sentì questo urlo, questo grido. Era la scoperta del nuovo mondo. Pensiamo di conoscere tutto riguardo alla vita e alle scoperte di Cristoforo Colombo, ma se torniamo a parlarne questa sera è perché stanno emergendo dei nuovi fatti. Come sapete, ci piace cercare il fantastico nella storia e il vero nella leggenda. E proprio attraverso quello che di leggendario è ancora rimasto nella vicenda della scoperta dell'America, troveremo degli elementi innovativi, dove un altro italiano è protagonista e un documento ancora poco conosciuto ci potrà raccontare qualcosa di assolutamente inedito. Cosa lega John Fitzgerald Kennedy, il 35esimo presidente degli Stati Uniti, alla scoperta dell'America? Una storia ricca di intrighi e scontri di potere, che ha per protagonisti due papi, un'eresia e un personaggio misterioso che manovrerà e risolverà tutto. Kennedy è stato un predestinato? Quale ruolo ha giocato il destino nella sua presidenza? Unbelievable! A volte abbiamo parlato della possibilità che antichi navigatori potessero aver raggiunto le coste del continente americano. La via per le Americhe era già nota a greci e a cartaginesi, ma furono soprattutto i romani a esplorare le terre al di là dell'Atlantico. Tracce del passaggio dei romani sono state trovate in diversi siti americani. In Messico è stata ritrovata la testa di una statua romana risalente al II secolo d.C. Monete romane sono state rinvenute a centinaia in tutto il Nord America e al largo del Venezuela. Infine, il relitto di una nave romana fu scoperto alla fine dell'Ottocento lungo le coste del Texas. In passato abbiamo esaminato la possibilità che i Templari conoscessero già le rotte per il continente americano. Secondo alcuni, il porto sull'Atlantico della Rochelle sarebbe stato costruito proprio col fine di facilitare i viaggi oltreoceano e non solo. L'eventuale importazione di minerali preziosi dalle miniere del Nuovo Mondo potrebbe spiegare anche l'improvviso e massiccio impiego di oro e argento per la costruzione delle grandi cattedrali gotiche. Altri indizi sono presenti nella cappella di Rosslyn, in Scozia, appartenente naturalmente alla famiglia Sinclair, come abbiamo più volte detto, stirpe che aveva avuto numerosi protagonisti nella storia dei Cavalieri Templari. Ricordiamo questo nome, Sinclair. Su un paio di colonne si riconoscono alcune sculture di cactus americani e di mais, ancora sconosciute in Europa e rivelati solo dopo la scoperta dell'America.
1479, Cristoforo Colombo decide di trasferirsi a Lisbona, centro nevralgico per le future scoperte via mare. E lì apre una piccola attività, un piccolo negozio insieme al fratello che vendeva carte nautiche. E conosce anche una ragazza, si chiama Felipa Moniz Perestrello. Una ragazza di cui si innamora, decidono di sposarsi. Felipa era figlia di Bartolomeo Perestrello, deceduto, e di Isabel Moniz. Il giorno delle nozze, la futura suocera, sì, perché anche Cristoforo Colombo ha avuto una suocera, porta un regalo, il regalo più importante, il regalo che sarebbe stata la dote della figlia. Bene, cos'era questo regalo? Erano delle carte nautiche. A un venditore di carte nautiche gli viene regalata una carta nautica? Perché? Quanto dovevano essere importanti quei documenti? Come mai erano importanti queste carte? Beh, perché il papà di Felipa, Bartolomeo Perestrello, era imparentato con Lord Sinclair. Sì, quello della cappella di Roslin. Cosa avevano in famiglia? Quali erano i tesori su carta che potevano trasferire alle nuove generazioni? Tutto fa pensare che Colombo sia partito verso qualcosa che già qualcuno conosceva, se non lui stesso. E in ogni caso ricordiamo, sulle vele delle caravelle c'era una croce templare. Una volta arrivati in quelle terre, le popolazioni le hanno accolte con grande apertura, con fratellanza. Forse avevano già visto quelle croci, forse Colombo già sapeva dove stava andando. In altre nostre indagini avevamo anche mostrato importanti tracce che riconducevano al passaggio dei Cavalieri del Tempio nel Nuovo Mondo, come la misteriosa Torre di Newport in Rhode Island o il Pozzo del Tesoro sull'isola di Oak Island. Ma non solo, ci sarebbero anche altri indizi che ci fanno supporre che Colombo sapeva molto di più sul Nuovo Mondo prima della sua fatidica partenza del 3 agosto 1492. Se uno degli obiettivi era commerciare con la Cina, perché portare vetri colorati e gingilli, sicuramente più adatti ad imbastire proficui scambi con gli indios locali, piuttosto che con un illustre imperatore? Un importante indizio è presente all'interno della mappa di Piri Reis, una carta misteriosa datata a 1513, dopo la scoperta di Colombo, ma che riporta terre scoperte secoli dopo, come l'Antartide o l'estremità meridionale dell'America Latina. Nelle annotazioni a margine, l'autore della mappa, l'ammiraglio turco Piri Reis, appunto, spiega di essersi servito di 20 mappe più antiche. Tra queste ce n'è una appartenuta ad un genovese di nome Colombo, sbarcato nelle Antille nell'anno 890 del calendario islamico. Corrisponderebbe al 1485 del nostro calendario. Colombo aveva già visitato il continente americano. Su quali mappe aveva potuto basarsi e come le aveva recuperate? Un'ipotesi percorsa da molti è quella che documenti e carte provenienti dalla Biblioteca di Alessandria siano state conservate in Oriente e riportate in Europa grazie ai crociati di ritorno dalla Terra Santa. Queste mappe potevano essere nelle mani dei discendenti delle famiglie templari o riscoperte dall'ambiente fiorentino di Lorenzo il Magnifico o addirittura negli archivi della Chiesa. Giovan Battista Cibo, ovvero Papa Innocenzo VIII, potrebbe aver giocato un ruolo determinante in questa faccenda. Proprio sulla sua tomba, all'interno della Basilica di San Pietro ancora oggi, si trova un'iscrizione enigmatica che recita: nel suo tempo, la gloria della scoperta di un nuovo mondo. Questa frase sembra riferirsi proprio a una scoperta. Cosa c'è dietro? Il 25 luglio del 1492 muore Innocenzo VIII. Come mai? Addirittura sulla sua tomba è scritta la frase di Terre Nuove. Cosa già si sapeva? Come mai ci sono delle mappe che parlano già dell'America molto precedenti al 1492, al 12 ottobre, data della scoperta di Cristoforo Colombo? È possibile che aver posticipato l'annunciazione di questa scoperta abbia delle implicazioni politiche? C'era qualcosa dietro? Forse questo piano era stato definito a tavolino, e se era stato definito a tavolino, chi c'era intorno a questo tavolo? Vedi, Roberto, la preparazione della scoperta dell'America
si svolge attraverso un cinquantennio, secondo me, dalla caduta di Costantinopoli fino a quella che passa per essere la partenza ufficiale. E chi è lo sponsor, il deus ex machina dell'operazione? È un Papa di Roma, Innocenzo VIII, Giovanni Battista Cibo, che curiosamente è scomparso quasi completamente dalla storia colombiana. Il Vaticano doveva assolutamente mettere la propria mano su questa spedizione che avrebbe rivoluzionato l'esistenza di tutto l'ecumene. Innocenzo pensava appunto di far scoprire attraverso il suo legato, il suo ambasciatore Cristoforo Colombo, il nuovo mondo per trovare l'oro delle Indie. L'oro delle Indie a cosa sarebbe servito? Sarebbe servito a fare la definitiva crociata contro l'Islam. Ma allora cosa succede? Perché la storia che conosciamo risulta molto diversa? È chiaro che morto Papa Innocenzo nel 25 luglio del 1492, con la successione del Borgia vengono cambiate completamente le carte in tavola. Cioè ci si appropria di tutto un piano che era stato preparato minuziosamente, probabilmente tutta l'operazione fu poi alterata dagli accordi fra Papa Borgia, che fu nominato con gli intrighi, si dice, di Ferdinando e Isabella, in modo che la Spagna si appropriò completamente del nuovo mondo, e furono fatte una serie di falsi incredibili per cui andare a cercare l'ipotesi della veridicità di alcuni documenti è difficile. Rodrigo Borgia, nominato Papa il 26 agosto del 1492 con il nome di Alessandro VI, a poco più di un mese dalla partenza di Cristoforo Colombo per l'America, era spagnolo. Fu eletto Papa per questo? Per favorire la Spagna in tutta questa storia? Forse una risposta possiamo trovarla in antichi documenti. Come si sa, la storia la scrivono i vincitori. Stiamo parlando della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, e molti documenti legati a quel periodo sono scomparsi. Sì, perché dopo la morte di Colombo il figlio Diego ebbe una disputa molto importante legata a del denaro, a del potere, successivo alla scomparsa del padre, e probabilmente la casa reale qualcosa ha fatto sparire. Ma non dobbiamo disperare, perché cercando si possono trovare delle prove, si può trovare qualcosa che è sfuggito a chi voleva nascondere la storia. Siamo a Santa Fe, pochi chilometri da Granada, e qui fu firmato nel 1492 un patto tra i regnanti di Spagna e Colombo per dar vita alla grande ricerca, alla grande avventura del navigatore genovese. E proprio qui troveremo dei documenti, troveremo delle informazioni importantissime, qualcosa che ci può far capire, ci potrà far capire cosa può essere successo in quel periodo e quale può essere la verità intorno alla scoperta delle nuove terre. Tutto può cominciare da una donna misteriosa. Certo, Roberto, devi sapere che la misteriosa duchessa di cui parli era la discendente di una delle famiglie più antiche e nobili di Spagna, i Medina Sidonia. Una delle famiglie che, tra l'altro, avevano finanziato il viaggio di Colombo. La duchessa Luisa Isabel Alvarez de Toledo, conosciuta come la duchessa Roja, scomparsa nel 2008, passò un'intera vita a studiare e catalogare oltre 6 milioni di documenti posseduti dalla propria famiglia. Un archivio importantissimo e autentico, in cui la duchessa trovò carte che parlavano di mais e pappagalli presenti in Europa ben prima del 1492. Indizi e carteggi la portarono a formulare l'ipotesi secondo cui spagnoli, portoghesi, inglesi e genovesi avrebbero conosciuto le Americhe prima di Colombo. Secondo la duchessa, all'epoca di Martino V, nella prima metà del 400, diversi territori del Nuovo Mondo erano già spartiti tra le grandi nazioni dell'epoca, ma il tutto veniva fatto di nascosto. Tutto il mondo aveva le carte, anche Colombo e il suo luogotenente Pinzón le avrebbe recuperate in Vaticano. Quello che veniva chiamato come Nuovo Regno di Granada era in realtà l'America centrale. L'oro che dicevano di trasportare dall'Africa, dalla Guinea, arrivava invece dalle miniere americane del Brasile.
Insomma, la duchessa ha trovato qualcosa di interessante, ma non sono solo queste le tracce che ci portano a pensare che Colombo abbia fatto qualcosa prima della data ufficiale, prima del 12 ottobre del 1492. Abbiamo già parlato della mappa di Piri Reis, che qui vive in una riproduzione, e in questa mappa, vi ricordiamo, c'era una data legata a Colombo precedente al 1492. Può bastare tutto questo? Forse no, ma c'è dell'altro che ci può far pensare. Infatti, proprio in questo luogo dove ci troviamo, e tra breve vedremo il punto esatto della firma, è stato fatto un accordo tra Isabella di Castiglia e Cristoforo Colombo. Poche righe per dare un incarico importante, ma in queste poche righe, attenzione, c'è un errore e lo stiamo per scoprire insieme. Il documento si trova qui, ringraziamo chi ci sta aiutando in questo museo fermo per qualche istante per permetterci di raccontare la storia di Colombo nei suoi particolari. Ecco qui il documento, lo guardiamo insieme, è l'accordo tra Isabella di Castiglia e Cristoforo Colombo, ma dobbiamo in particolar modo soffermarci su questa parte, qui in alto, su questa frase qui. Ecco, adesso ci avviciniamo, la guardiamo insieme e leggiamo la traduzione italiana di quanto scritto. Le cose contenute nella supplica e che le vostre altezze danno e concedono in dono a Cristoforo Colombo come compenso di quello che ha scoperto nei mari oceani e del viaggio che adesso, con l'aiuto di Dio, deve compiere al servizio delle vostre altezze, sono quelle che seguono. E poi c'è tutto l'elenco. Ma attenzione, vedete, quello che ha scoperto nei mari. Perché usare un verbo al passato? Forse Colombo stava tornando in quei luoghi che già conosceva? Come mai allora non l'ha reso pubblico prima? Chiediamo tutto questo a Ruggero Marino. Vedi Roberto, cioè non è che era una semplice scoperta. La verifica dell'esistenza di un nuovo mondo era come dire oggi che esistono i marziani, che esiste un'altra vita su altri mondi. I padri della Chiesa avevano sempre scritto che agli antipodi non poteva esistere un'altra vita. E di chi erano figli eventualmente questi? Non erano figli di Adamo. Per la Chiesa era veramente una crisi notevolissima dover affermare che esisteva il quarto mondo. Ormai le conoscenze del nuovo mondo c'erano, circolavano con la stampa, le carte, re e principi cercavano di diventare il re del mondo. Se la Chiesa non avesse fatto, diciamo, tra virgolette, tana con un suo messaggero, probabilmente la Chiesa avrebbe corso il rischio anche di crollare. Una situazione che doveva essere risolta il prima possibile. Ci voleva un mediatore, un uomo, un italiano, si chiamava Alessandro Geraldini, un uomo che era vicino a Innocenzo VIII, ma era anche molto vicino ai regnanti di Spagna. Infatti è stato maestro dei loro figli. Tra il 1491 e il 1492 Alessandro riesce a far parlare Colombo con i regnanti e venne istituita proprio qui una commissione in grado di valutare quello che Colombo stava proponendo, facendo in modo che passasse per uno scopritore e non per un eretico. Ma cerchiamo di capirne qualcosa di più sottoponendo questa questione proprio a Ruggero Marino. Alessandro è colui che sblocca l'operazione America convincendo Isabella, che di fronte alle titubanze di Ferdinando è ancora restia a sua volta a finanziare la spedizione. Alessandro Geraldini dice che c'era molto poco da rischiare con il viaggio di Colombo e quindi bisognava in qualche modo agevolare l'operazione, perché ne sarebbe venuto una grande, diciamo, possibilità per la Spagna, per il futuro delle corone spagnole. E in effetti Isabella si convince e permette la spedizione di Colombo. Il problema dell'eresia era così risolto, ma senza Alessandro Geraldini probabilmente non si sarebbe fatto nulla. Vedete questa casa, questo edificio bianco? Bene, proprio qui
era la tenda, perché una volta qui c'era un accampamento che era stato preparato per andare contro Granada. Qui erano collocati dei militari e all'interno della principale tenda si firmò questo accordo. Proprio in questo punto Colombo ebbe questo mandato. È rimasto così devoto e così impegnato nei confronti di Alessandro Geraldini da nominarlo primo vescovo delle Nuove Terre di Santo Domingo. Ma la famiglia Geraldini naturalmente era protesa verso il nuovo continente e partendo dall'Italia passò per l'Irlanda fino ad arrivare nel Nuovo Mondo. E una famiglia del Nuovo Mondo, una famiglia importante, conosciuta in tutto il pianeta, ha una parte del sangue dei Geraldini. Per scoprirlo dobbiamo tornare in Italia, ad Amelia. La famiglia Geraldini ha percorso l'Europa in lungo e in largo, poi che sono venuti qua ad Amelia, in Umbria. E Alessandro Geraldini fu il primo vescovo americano, pensate, nella nuova terra, nel nuovo mondo. È sepolto a Santo Domingo. Quindi in questo momento non possiamo trovarci di fronte alla sua tomba, ma possiamo vedere altre tombe della sua famiglia che sono proprio qui, nella chiesa di San Francesco ad Amelia. E perché le andiamo a vedere? Perché c'è qualcosa di particolare che scopriremo insieme. Eccoci qua, siamo entrati, stiamo per entrare in questa cappella laterale, guardando l'altare sulla destra, dove possiamo vedere da questo cartello sono sepolti tutti i personaggi della famiglia Geraldini. Entriamo in questa cappella dedicata a Sant'Antonio e possiamo vedere queste tombe. Vedete, il loro nome è riportato qui in alto. La tomba è del 1477. Questa è una tomba invece di Camillo Geraldini del 1480 e quest'altra di Belisario Geraldini, anche se qua è scritto Geraldino, ma così è, del 1482. Anche per terra ci sono delle targhe che li ricordano. In questo punto c'è Natorum Geraldinorum. La cosa che più colpisce non sono tanto le tombe e la bellezza di queste tombe, ma rispetto alle date che vi ho fatto vedere adesso, ricordando che l'America è stata scoperta successivamente in maniera ufficiale da Cristoforo Colombo nel 1492, e tutte le date che abbiamo visto sono precedenti e sono le date di morte di questi personaggi, risulta curioso come proprio sotto queste tombe ci siano delle incisioni che, secondo alcuni, ricordano dei volti e dei copricapo tipici dell'America, come questo in particolare. Insomma, è possibile che la famiglia Geraldini conoscesse già l'America prima del viaggio di Cristoforo Colombo? Ruggero Marino ha un pensiero al riguardo, ha dei sospetti. Caro Roberto, nelle sculture dei sarcofagi ci sono delle presenze che sono inequivocabilmente degli indiani. Hanno dei copricapi con le piume, si dice che i Geraldini erano una famiglia di milites, cioè di soldati, i poveri militi di Cristo, probabilmente anche loro, e che probabilmente potrebbero essere stati in America. Ma il legame tra i Geraldini e l'America potrebbe essere anche un altro. Infatti, dobbiamo partire da un ragionamento estremamente stimolante. Lo faremo insieme ripercorrendo le tracce della storia. Era il 20 gennaio del 1961. Veniva eletto un giovane presidente degli Stati Uniti, John Kennedy. Quando fu eletto John Kennedy, l'allora conte Antonello Gerardini ebbe a dire: un altro Gerardini entra nella storia.
perché avrebbe detto tutto questo? C'è qualcosa che vale la pena di conoscere meglio. John Kennedy non si chiamava solo John Kennedy, si chiamava John Fitzgerald Kennedy. Fitzgerald era il cognome della parte femminile della sua famiglia. Fitzgerald, Geraldini. È solo un'assonanza fonetica, ma dalla quale si può partire per cercare di trovare una linea storica estremamente affascinante. Allora, noi sappiamo che i Geraldini sono partiti da Firenze, in parte sono venuti qua ad Amelia, queste tombe testimoniano la loro vita passata in questo splendido luogo, e altri andarono verso il nord Europa. Noi abbiamo la fortuna qui ad Amelia di incontrare un discendente della famiglia, Alessandro Geraldini. Lo incontriamo e gli chiediamo qualcosa legata al movimento della famiglia su tutto il pianeta. Allora, Alessandro Geraldini, intanto la devo chiamare Conte. Mi chiami pure Alessandro. La famiglia ha origine da Arezzo, per passare poi a Siena e alla fine arrivare a Firenze. Nel 1170 i Geraldini vengono espulsi da Firenze. Gerardo aveva 6 figli, i 3 fratelli più noti, che saranno quelli che ci accompagneranno in Inghilterra, sono Maurizio, Gerardo e Tommaso, e vanno al servizio di Ludovico il Giovane, che era il re di Francia in quel momento. Altri figli vengono giù ad Amelia. Fin qui nulla di strano, una famiglia potente con forti legami in Vaticano e in tutta Europa. Ma cosa lega la famiglia Geraldini con i Kennedy? Perché un rapporto tra queste due famiglie? I fratelli Maurizio, Gerardo e Tommaso nel frattempo sono da Ludovico il Giovane, re di Francia, che era in ottimi rapporti con Enrico II, re d'Inghilterra. Il re d'Inghilterra, che aveva già tentato negli anni precedenti di conquistare l'Irlanda, si rivolge al re di Francia e gli chiede se ha dei combattenti, un'armata di gente valida e al di sopra di ogni compromesso, che possono venire da lui per aiutarlo alla riconquista d'Irlanda. 12 anni dopo, cioè nel 1182, vanno alla conquista d'Irlanda, che riesce perfettamente. I 3 fratelli Geraldini vengono colmati di ogni onore dal re Enrico II d'Inghilterra, e l'Irlanda viene divisa praticamente in 3 regioni, ognuna sotto un fratello. Il fratello Maurizio Maggiore è quello che diventerà viceré di tutta l'Irlanda. Cambiano il cognome, per sentendosi ormai inglesi, in Fitzgerald, cioè figli di Geraldo, che era il padre che avevano lasciato in Italia. Da questo viene poi il famoso discorso del 1962 di John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, la cui madre si chiamava Rose Fitzgerald. John Fitzgerald disse in quel giorno, nel Columbus Day, che sua madre e quindi la sua famiglia era di origine italiana come partenza, e questo suscitò delle grosse perplessità in tutto il mondo, perché nessuno immaginava una cosa del genere. Signore e signori, vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti voi per avermi gentilmente invitato alla celebrazione odierna. My grandfather, John F. Fitzgerald, who used to be the mayor of Boston and was a congressman, always used to claim that the Fitzgeralds were actually Italian, were descended from the Geraldinis who came from... Mio nonno, John F. Fitzgerald, già sindaco di Boston, nonché membro del Congresso, ha sempre sostenuto che la famiglia Fitzgerald fosse in realtà italiana, in quanto discenderebbe dai Geraldini, originari di Venezia. Personalmente non ho mai osato fare mia tale affermazione, ma voglio farlo oggi, in occasione dei festeggiamenti per il Columbus Day nello stato del New Jersey. Fitzgerald, figli di Geraldini. È veramente affascinante questo passaggio, un passaggio che ci fa capire ancora una volta come la storia dell'Italia, come la storia del nostro paese sia ricca e distribuita con onore in tutto il mondo. Il viaggio continua nella prossima puntata. A Voyager!